da originaria zona di passaggio e di sosta delle auto a luogo di incontro, socialità e cultura, grazie anche alla presenza della nuova struttura cinematografica Multiplex e dell'annessa hall di oltre 1000 metri quadrati al piano terra, dotata di un bar e di un ristorante. Con l'inaugurazione ufficiale presieduta dal sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, l'area del Candiani da piazzale è diventata ufficialmente e a tutti gli effetti piazza. Signor Sindaco, diamo luce a questa piazza? Allora accendiamo le luci. Il progetto complessivo non è soltanto quello di realizzare un cinematografo banalmente, ma è di realizzare un complesso che va a intersecarsi anche con il centro culturale Candiani e quindi anche con tutta la parte pubblica, la parte esterna, quello che finora era sempre chiamato il piazzale, ma effettivamente diventa una vera e propria piazza, un luogo di aggregazione per la città anche di alto livello culturale. Una piazza non solo funzionale ma anche bella, il cui design parte dal tema un incontro tra terra e acqua, per sottolineare appunto il graduale recupero della Mestre città d'acqua. Da qui la scelta dei progettisti dell'utilizzo del colore blu, risaltato dal rosso della terra e dal giallo del sole, con graniti e marmi di vari colori e consistenza e con una pavimentazione di 1800 metri quadrati a tessere che si estende fino all'interno della hall, creando una continuità tra spazi interni ed esterni. Io spero che piaccia perché è un tappeto colorato, gioioso, cioè dà l'idea anche in questo senso di ottimismo, nel senso che è una piazza gioiosa perché è piena di colore, ma assieme a questo è anche un luogo di vita, infatti due caffè, uno caffè e l'altro ristorante all'esterno, nella cosiddetta stecca, quindi la gente starà in piazza, il pavimento della piazza entra per 5 metri dentro a questa vetrina dove sta seduta la gente al caffè, perché una delle cose che mancano un po' a Mestre sono i caffè dove poter stare seduti o i ristoranti in piazza dove poter stare seduti, lì saranno seduti protetti e quindi sarà un altro motivo di grande vitalità, perché questa è una piazza che apre alle 9, alle 8, alle 7 di mattina e chiuderà molto tardi la notte. Il Multiplex si sviluppa invece su due livelli attraverso un sistema di scale mobili e ascensori. Fornito di 6 sale cinematografiche per una capienza complessiva di 1200 posti, dotate tutte della nuova tecnologia di proiezione Dolby Atmos. Per mettere insieme le sale cinematografiche con il centro culturale e con un luogo piacevole dove intrattenersi, credo sia stata un'idea molto buona. E abbiamo sempre quest'area dell'ex ospedale Umberto I che dovrà essere sfruttata al meglio. Certo, ci siamo impegnati anche su questo, abbiamo fatto questo accordo con i privati proprietari e adesso recupereremo proprio perché sia strettamente complementare a questo intervento tutta la parte destinata ad essere pubblica del piano di recupero con una zona di verde molto importante e dei parcheggi in funzione appunto anche del multisale. Mestre insomma sempre più città d'acqua e città verde. Sempre più città vivibile direi, sempre più città attraente, questo è un impegno che ci siamo presi e che speriamo di portare fino in fondo con anche grande partecipazione da parte dei cittadini che vorrei invitare ad essere consapevoli e partecipi di questo sforzo.